Adesso ti farò vedere un piccolo business plan molto veloce e sintetico. È stato realizzato con Excel. È un programma molto facile e veloce dove si può fare un'analisi di questo tipo. Per quale motivo è importante realizzare un business plan prima di mettere mano alla progettazione o alla ristrutturazione? Perché è l'unico modo, specialmente con dei costi di questo tipo, perché abbiamo detto in precedenza che abbiamo preso in esame un palazzo storico, signorile, di pregio, la cui ristrutturazione richiede circa 300.000 euro. Quindi non possiamo di certo pensare di iniziare a fare una ristrutturazione senza capire che tipo di potenzialità ha questa struttura e in quanti anni ammortizzerò questa spesa. L'unico modo in assoluto per per capire questa cosa è fare un'analisi dei costi e dei ricavi. Quindi ci sono tutta una serie di valutazioni e considerazioni che vanno fatte per poi inserire in delle caselle dei valori, dei dati, come ti farò vedere tra un poco, che ci consentiranno man mano di poter modificare questi valori stessi per capire in che modo ristrutturare la mia struttura, perché se mi rendo conto che questo tipo di ristrutturazione ci vorrà molti anni per recuperare la spesa, per ammortizzarla, magari dovrò cambiare qualcosa. Quindi non è detto che si possa fare sempre tutto, magari mi accorgerò che questo tipo di struttura non è adatta per il posto in cui si trova, per il luogo in cui si trova e per come io ho intenzione di trasformarla, magari non è adatta allo scopo. Ecco perché è importante anche la realizzazione delle camere. Potrò rendermi conto strada facendo che magari non dovrò realizzare 6 camere, potrò fare un B&B del tipo non imprenditoriale, quindi senza partita IVA, con soltanto 3 camere. Magari farò delle suite, come già era previsto, però non ne farò 6, ne farò 3. Quindi sono tutte valutazioni che possiamo fare soltanto dopo che avremo fatto un business plan di questo tipo. Quindi adesso vediamo in che cosa consiste. Ecco, questa è la tabella, come puoi vedere è molto semplice. E il titolo che ho messo è Analisi di un B&B con 6 suite, con 3 dipendenti, un direttore, quindi un manutentore, barista, un addetto alle pulizie, eccetera. E per 200 giorni all'anno. Come puoi vedere, non ho messo 365 giorni l'anno, perché quando si fa un business plan di questo tipo, non dobbiamo ragionare per eccesso, ma per difetto, quindi poi se le cose andranno bene, tanto di guadagnato. Però la cosa importante è ragionare proprio per difetto. Poi c'è una prima parte dedicata alle uscite, dove ci sono dei costi fissi e dei costi variabili. Per capire questa differenza, i costi fissi sono quelli che, anche se la struttura è vuota, non abbiamo nemmeno un cliente, dovremo comunque affrontarli, ci saranno. E poi ci sono dei costi variabili invece che derivano da spese diverse, come possono essere i costi della lavanderia, eccetera. In questa tabella si può vedere la differenza tra i costi fissi e i costi variabili. Ma non mi voglio soffermare su questo aspetto. Abbiamo un totale che è lo stesso per ogni anno, proprio perché costi fissi e costi variabili vanno di pari passo. È vero che i variabili sono in funzione dell'occupazione e quindi degli ospiti, però io, ragionando come ho detto per i costi, dobbiamo sempre ragionare per eccesso, mentre per quanto riguarda le entrate andremo a ragionare per difetto. Ho suddiviso questa tabella per anni, quindi
Qui sono arrivato fino al settimo, però potevo continuare. A me interessava conoscere quella linea, che è questa che puoi vedere in giallo, che separa la parte dove io avrò soltanto delle uscite con la parte dove in quel momento inizierò ad avere delle entrate. Ma lo vediamo tra un poco questo aspetto. Vado molto veloce perché voglio sintetizzare. Poi c'è una parte delle entrate e questo è molto importante perché io all'inizio ho supposto che essendo una struttura giovane, appena nata, non posso pretendere di occupare tutte e sei le suite o mini suite che ho previsto in fase progettuale. Quindi ho previsto che nel primo anno occuperò soltanto 4 camere, quindi avrò ospiti soltanto in 4 suite. Con una tariffa molto più bassa rispetto a quello che fanno le altre strutture, proprio perché io devo catturare i clienti, strapparli anche da altre strutture e il costo è uno di quegli aspetti, oltre a quelli che abbiamo visto precedentemente. I tre punti fondamentali che sono l'estetica, la cura dei dettagli negli allestimenti e nell'arredo e l'assenza o la diminuzione al minimo del rumore interno ed esterno. Ho supposto che questo tipo di struttura, di palazzo signorile, di pregio, sia ubicato in una città media, quindi con un turismo medio. Ecco perché ho previsto che ho un'occupazione anche di 200 giorni l'anno, non di più, perché in questa fase voglio ragionare proprio per difetto. Le 160 euro a notte è per l'occupazione di una suite da parte di due persone che vi pernottano. Nonostante strutture analoghe, quindi stiamo parlando di suite, non di camere, facciano una tariffa media, quindi spalmata nelle varie stagioni, di circa 250 euro a notte. Invece io ho voluto mettere, come puoi vedere, 160 euro. È un'operazione di marketing. Voglio cercare il primo anno di far conoscere la struttura ai miei clienti e voglio che questi clienti vengano nella struttura attratti sia dall'estetica ma anche dal prezzo. Quindi, non avendo recensioni, non avendo nessun punteggio, l'unica strada che io ho è proprio questa. Quindi, scorrendo sotto, avrò un guadagno lordo che primo anno è zero perché, come puoi vedere, 128.000 euro erano le uscite, 128.000 euro sono le entrate. Però ho una voce importante, 300.000 euro che è il costo della ristrutturazione. E il business plan mi serve proprio a questo, la somma delle 300.000 euro iniziali e delle 128 che io avrò ogni anno, parto già con un'uscita totale di 428.000 euro. Quindi io adesso non voglio mettere in conto che ci possono essere dei finanziamenti regionali con una buona percentuale a fondo perduto. Ho invece calcolato che posso avere uno sgravio fiscale per le detrazioni sulle ristrutturazioni, che però lo posso avere soltanto su un tetto di spesa di 96.000 euro, quindi il 50% di 96.000 euro sono 4.800 euro ogni anno, spalmato in 10 anni. Quindi diciamo che rispetto al totale è una cifra piccola, però comunque mi può andar bene. Ho calcolato che avrò delle tasse sui redditi, che se non avrò entrate sarà pari a zero. Come puoi vedere ho messo il 30%, anche se si potrebbe attestare attorno al 35%, questo perché ho fatto alcune considerazioni. Ci sono delle detrazioni fiscali proprio sulla dichiarazione indichiazione dei redditi in base al mio guadagno lordo che devo considerare, quindi buona parte di queste spese le posso dedurre dalle tasse. Ecco perché sono arrivato a stimare un 30%, potrebbe anche essere un 20%, però stiamo ragionando di una prima fase
Quindi un primo, diciamo un primo business plan. Poi dopo che avrai fatto, che avremo capito e che avrai capito che questo aspetto, diciamo, è importante per te, che questa struttura ha un enorme potenziale che ti può andare bene, dopo faremo un business plan vero, dopo aver fatto un progetto dettagliato e delle analisi, diciamo, più approfondite. E poi avremo, scendendo in basso, quindi delle entrate totali, che erano, come abbiamo visto, 128.000 euro, e delle uscite totali. Arriviamo alla parte più importante, che è quella in basso, dove c'è il totale. Ecco, quindi il primo anno noi avremo questo meno 300.000 euro, che pesa un bel po'. Ma lo scopo di questo business plan è vedere in quanti anni riuscirò ad ammortizzare questi costi per avere poi un guadagno. Quindi, andando molto velocemente, voglio soltanto dirti due cose. Il secondo anno ho previsto che riuscirò a far pernottare ospiti in 5 suite. Ho lasciato le 160 euro a notte per due persone, però ho aumentato il numero di giorni. Quindi mi sono detto, il primo anno ho fatto questa operazione di marketing che mi ha portato dei nuovi clienti, questi clienti torneranno, ce ne saranno anche dei nuovi. E io ho pensato che riuscirò a occup far occupare queste camere per 230 giorni. Di conseguenza aumenteranno le entrate, le tasse, eccetera, eccetera, e fino ad arrivare il terzo anno, ad aumentare anche il costo, il prezzo, la mia tariffa a notte fino a 170 euro per 240 giorni. E come puoi vedere, io per tutti i 7 anni ho lasciato un'occupazione di 5 camere, proprio perché ho voluto ragionare per difetto. E non sono mai arrivato ad avere un'occupazione di 365 giorni. Il massimo che sono arrivato sono 280 giorni, proprio perché ho fatto un ragionamento per difetto. Ma andiamo al nocciolo della questione. La linea gialla, dopo tutta questa analisi, mi dice che arrivato, in questo caso al quinto anno, dove da meno 300.000 euro, pian piano sono arrivato ad avere meno 50.000 euro, per poi arrivare al sesto anno a più 40.000 euro. E via via, nei vari anni avrò sempre più guadagno, pur mantenendo gli stessi costi, quindi le stesse uscite. Potresti pensare in questo momento che 5 anni ti sembrano forse pochi per riuscire ad ammortizzare tutta quella spesa iniziale, però voglio farti anche capire un'altra cosa. Che facendo un ragionamento per difetto, come ho fatto in questo modo, è probabile che riuscirai ad occu far occupare 6 camere invece di 5, ad avere più giorni come occupazione invece di 230, 240, 250, potrai occuparne a 300 giorni, io te lo auguro, però io penso che sia più corretto è più giusto fare un business plan per difetto. Quindi siamo arrivati al quinto anno ad aver ammortizzato un costo, vedo, senza considerare eventuali finanziamenti regionali che ci possono essere. Ecco, ti ho fatto vedere un esempio di business plan molto veloce, anche se dietro c'erano delle considerazioni molto ragionate. Qual era il senso e qual è stato il senso di questo video? Quello di farti capire, magari di metterti la pulce nell'orecchio, che se tu hai un edificio antico, dall'aspetto anche signorile, e che si trova in un
non dico nel capoluogo di provincia, ma anche in un altro paese dove comunque c'è un po' di turismo. Forse ti converrà ristrutturarlo e convertirlo in un albergo o un B&B di lusso, come ti ho fatto vedere prima. E a volte non pensiamo che un immobile possa avere uno sbocco diverso rispetto a quello che magari pensiamo. E il senso di questo business plan è stato proprio quello di farti capire che anche se la ristrutturazione è una ristrutturazione importante, spendendo circa 300.000 euro per un edificio sui 300 metri quadri, come ti ho fatto vedere, e riusciremo in pochissimi anni, sottostimando, ripeto, sottostimando alcune cose, specialmente le entrate, ad avere un buon guadagno già dopo il quarto anno. Tanto è vero che ti ho fatto un esempio di una struttura che il primo anno invece di occupare 6 suite ne avrebbe occupate 4 e soltanto per 200 giorni in un anno, quindi quasi la metà. E facendo tariffe molto più basse di quello che fanno strutture analoghe. E se vai a vedere, fai un'analisi di altre strutture di questo tipo, puoi vedere te stesso che arrivano anche 200, 250, 300 euro a notte per due persone, una coppia che soggiorna in una suite o mini suite. Quindi mi sono tenuto molto basso rispetto a quello che è il mercato che possiamo trovare. Quindi se hai un edificio di questo tipo, pensaci, perché sarà sicuramente un buon investimento se deciderai di farlo. È chiaro che vanno fatte tutte le valutazioni. A questo serve, il primo step, quello di capire se il gioco vale la candela. Se effettivamente avrai quel tipo di guadagno, e allora io ti consiglio veramente di fare una ristrutturazione, una bella ristrutturazione per trasformare il tuo edificio che adesso è abbandonato, lasciato a se stesso, in una struttura ricettiva di lusso.